95% dei colpi stanno con del margine, ok? Metro, metro e mezzo, quello si chiama gioco percentuale, cioè non devo prendere dei rischi tirando sempre forte vicino alla riga, altrimenti divento un giocatore molto falloso che non arriverà mai a una situazione di partita, di punteggio dove può giocarsi la vittoria. Se dopo non è sufficiente, allora ti prendi i rischi, vai avanti, giochi il colpo di chiusura, spingi un pochettino di più. Ma se è sufficiente star lì tirando la palla 2 metri sopra la rete in top, facendolo spostare un attimino, palleggiando, poi in modo insomma un pochettino più consistente, è sufficiente quello, piuttosto che prendersi dei rischi inutili. Infatti spesso con chi ha, diciamo, con questa indole a tirare, devi proprio, io lo chiamo, violentarti. Cioè quando ti passa l'istinto del tirare, sostituiscilo subito, cioè tieni. Cioè tira veramente quando vai a colpo sicuro, hai il campo completamente libero, ma quando sei in costruzione a fondo e ti viene il pallino, ma adesso tiro, vedo l'angolino lì, sta certo che è un rischio. Quindi visto che la palla è un po' più alta e hai tempo un pochettino per pensare, sostituisci questo pensiero con gioco più conservativo, anche perché poi il fatto di essere, di trovare confidenza, questo è fondamentale soprattutto nei primi game, anche nel primo set. Trovare confidenza vuol dire colpire tante palle e sentirla, e poi nel momento in cui io sento la palla, allora posso giocare la palla corta, posso fare tanti tipi di gioco, tanti tipi di schemi. Ma se io dai primi game la palla non la sento, cioè sbaglio ogni 3 colpi, poi faccio uno scambio da 10, poi sbaglio ogni 2, il servizio faccio un doppio fallo a game, vuol dire che la palla non la sento, e quindi prendersi dei rischi quando non ho confidenza con la palla, con la superficie che magari vado a giocare su erba piuttosto che su terra, o con la palla dell'avversario, perché noi tutti siamo abituati magari a giocare sempre più o meno con gli stessi, vai a giocare contro un avversario che gioca in modo diverso, magari gioca più arrotato oppure più lento, lì devo adattarmi. Per adattarmi ci vuole tempo e ci vogliono palline giocate. Quindi all'inizio, ecco, io consiglio sempre di giocare in sicurezza, costruire con calma, facendo anche più scambi possibile anche per sentire la palla. Poi nel momento in cui la sentite, allora fate qualcosa di diverso, che magari è più incline al vostro estro. Ecco che chiaramente per fare questo entrano in gioco anche le capacità atletiche, fisiche, perché molte volte non si riesce ad essere consistenti, a costruire il gioco, a scambiare 7, 8, 10 colpi, perché? Perché ci sentiamo subito stanchissimi, ok? Quindi è anche importante cercare di migliorare fisicamente, lo faccio proprio anche sul campo. Se siete interessati alla mia attività o a partecipare a un mio stage di tennis, vedete comparire le schede qui in alto a destra, sopra il video, o nella descrizione del video trovate tutte le info. Potete anche contattarmi via mail se avete qualche domanda da farmi o da pormi. Sforzandomi giorno dopo giorno, se sei d'accordo Marco, nel avere più pazienza nel costruire il punto. Se io il mio gioco appunto continuo con la mentalità di 1, 2, 3 e cerco il vincente, non miglioro nemmeno fisicamente. Chiaro che fisicamente si può migliorare anche lavorando atleticamente fuori dal campo, ma anche proprio sul campo. Volevo dire appunto per quanto riguarda la tattica di gioco, io non so se Marco è d'accordo, anche voi avete visto domenica Alcaraz e Djokovic, io ho notato, almeno non so se è stata una mia impressione o penso che sia stato così, un cambio di atteggiamento, di tattica di gioco di Alcaraz rispetto alla partita che aveva preparato Roland Garros, dove secondo me si è bruciato un po' fisicamente ma anche mentalmente. La causa dei crampi è sempre una conseguenza di molto stress mentale, diciamo così, ansia, ma anche di un ritmo che è molto alto, che quindi vai a consumare un pochino troppo, giocare molto in tensione. Secondo me Roland Garros era partito, il mio pensiero, giocando
molto di ritmo, cercando di giocare a un ritmo più alto di Djokovic, ma Djokovic è il cosiddetto muro, cioè gli ha dato poco fastidio con la tattica, mentre domenica, secondo me, Alcaraz teneva un ritmo e alzava anche un pochino di più la palla per appunto non dare troppo ritmo a Djokovic, ma farlo giocare un po' di più e giocare, diciamo così, un pochino più, spendendo un pochino di più, meno lui durante lo scambio, avere più lucidità nei momenti opportuni. Insomma, l'ha fatto rischiare qualcosa di più, e Djokovic, quando si trova anche lui a dover costruire, diciamo così, qualcosa può concedere. Chiaramente, se dall'altra parte hai le caratteristiche, non con me, con Alcaraz, può succedere. Sì, infatti nel quinto set si è visto. Cioè, c'è stata l'analisi proprio di Craig O'Shaughnessy, dell'analista dell'ATP, e si è visto che nel quinto set Alcaraz ha avuto un rendimento del servizio più alto rispetto a Djokovic, ha messo in campo più prime rispetto a Djokovic, e questo gli ha fatto vincere il match. Si pensava in un break che Djokovic riuscisse a breccarlo, solo che Alcaraz ha tenuto alto il livello del servizio, e lo tieni alto se anche fisicamente sei messo bene, oltre che mentalmente, dopo insomma 4 ore passa di partita, e quindi la conservazione che lui ha tenuto prima gli è servita per dare tutto al quinto set, sapendo che con Djokovic l'avrebbe vinta al quinto, non in tre. Forse tatticamente e fisicamente a Roland Garros sono più giovane, è entrato con molta molta foga, decisione, certo. Mentre lì domenica si è gestito meglio sia a livello fisico, mentale che tattico. Quindi è quello che in teoria dovremmo cercare di fare anche a livello materiale, chiaramente con molte meno armi a disposizione, perché non abbiamo la varietà di colpi e caratteristiche fisiche loro, però se voglio cercare di anche, diciamo così, non vincere, ma rendere sul campo da tennis per quello che posso, devo cercare di sfruttare le mie caratteristiche, ok? Quindi senza troppa tensione, senza troppo nervosismo, senza troppa eccitazione, fretta di giocare, e cercare di capire, di sfruttare qualche punto debole dell'avversario. Questo in teoria è linea di massima quello che dovremmo cercare di fare. La rete, e abbiamo delimitato una zona, ok, in fondo al campo, quindi noi andremo a giocare, vi farò giocare cercando di fare in modo che i vostri colpi cadano. Dovrete fare in modo che i vostri colpi cadano dentro a questa zona, ok? Appunto lì, con un numero preciso di palline, andiamo a vedere quante palline cadono lì dentro. Una sorta di test, così vedete anche voi, vi rendete conto di quanto è importante migliorare la profondità. Che regola tattica di base, diciamo così, a livello materiale, mantenere la profondità, come diceva anche Marco, nella fase di costruzione o di difesa. Io gioco molto corto, ok, faccio venire dentro l'avversario dentro il campo, quindi lui mi può prendere tempo e spazio, e io sono sempre in affanno. Se invece a livello materiale riuscite a mantenere profondità, già questo vi dà la capacità di giocare meno sotto stress, avere più tempo tra un colpo e l'altro, e riuscire a mantenere fisicamente e tecnicamente meglio il palleggio. Quindi profondità. Spero che anche il video di oggi possa essere utile per migliorare il vostro tennis, così vi invito a mettere il like al video e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Sull'apertura di campo, cioè sull'utilizzare gli angoli e sfruttare soprattutto il dritto partendo dal centro del campo, cioè girarsi attorno alla palla, giocare dritto a sventaglio verso il rovescio dell'avversario, anche il rovescio, vedere come utilizzare il rovescio che è di aiuto al dritto, cioè il vincente col rovescio ne capita uno ogni tanto, quindi il rovescio serve per costruire, il dritto serve per costruire e chiudere, e poi utilizzare soprattutto gli angoli stretti, usando il top, usando il